È un bravo parroco in provincia di Piacenza, e durante la predica ha detto ai suoi fedeli: bevete, bevete tanto vino, perché gli astemi non vanno in paradiso, perché in paradiso si beve il vino. Ha ragione questo bravo parroco che opera in provincia di Piacenza. E si vede che magari segue i miei video, perché io ho dedicato tanti, tanti video a Dioniso Bacco, il grande dio del mondo antico, che era il dio del vino, era il dio del vino, Dioniso Bacco. Beh, circa il vino, si dice che il vino sia stato inventato, creato da Dio Dioniso Bacco. Questo lo dicevano gli antichi greci. Era il dio biondo e sorridente, eh? Biondo e sorridente Dioniso Bacco, eh? Appresso a sé c'erano sempre le menadi, le baccanti, tutte felici e contente. Ma per il mondo ebraico, invece, il vino è collegato a Noè, è inventato, creato da Noè. Io sono d'accordo con questo parroco, sono d'accordo. Si dice in vino veritas. In fin dei conti, mi pare che anche Gesù facesse uso del vino. Mi pare che in un miracolo, c'erano delle nozze, non c'era il vino, e Gesù trasformò l'acqua in vino. Mi pare che il cristianesimo vada d'accordo col vino, come ci andava d'accordo anche il paganesimo. Poi c'è anche la mia dieta, caro parroco. La mia dieta è molto semplice. C'è anche la mia dieta è molto semplice. Io, caro parroco, sono questo qua, vedi, caro parroco. Anche qua si parla del vino, caro parroco. E la mia dieta è molto semplice, caro parroco. Cicoria di campo, bollita. Poi l'acqua di cottura non va gettata, perché l'acqua di cottura è amara e fa tanto bene all'organismo. Poi la cicoria bollita la devi condire con olio extravergine di oliva e belle spremute di limone. Quindi cicoria condita nella tal maniera, e pane nero, il nero, il pane dei poveri, pieno di crusca. E poi almeno, insomma, un buon bicchiere di vino rosso. Io ho già detto che il vino rosso che io preferisco, per esempio, è il vino rosso siciliano, il Corvo di Sala Baruta. Però mi piace pure il vino rosso dell'Alto Adige, il Teroldego. E poi c'è anche il Chianti, ma c'è anche qualche altro buon vino rosso. Hai ragione, parroco. E la religione va tanto d'accordo col vino, caro parroco. Beh, caro parroco, vedo che abbiamo tutto sommato gli stessi gusti, per cui a te, caro parroco, non ti resta che aspettare la fine dell'anno nuovo e, leggendo questa opera storico-mitologica, La stirpe del serpente, che spiega come è avvenuto il passaggio dal matriarcato al patriarcato. A te, caro parroco di Piacenza, tanti cari saluti dalla stirpe del serpente.